Proseguono gli interventi di bonifica in località Muciare dopo il rinvenimento di 25 randaggi sterminati con esche avvelenate all'opera personale comunale coadiuvato da volontari. Le carcasse dei cani brutalmente uccisi sono state prelevate e trasferite in un centro specializzato di Carini, come conferma il nostro telegiornale l'assessore all'ecologia Paolo Mandracchia. Sin dal primo giorno sono state effettuate delle operazioni di bonifica eh, tramite i nostri operatori, ma anche i volontari si sono prodigati. E, avete presente quella è un'area immensa, non, non è facile diciamo, bonificare in un unica soluzione eh, le, tutte le aree. Però abbiamo raggiunto dei buoni risultati. La cosa più importante che noi premeva era eh, togliere i randaggi di, da, da quei recinti, da quel territorio, perché per evitare proprio che potessero ancora continuare a mangiare quelle esche che ancora sono rimaste sotto i cespugli o sotto altri materiali. Perché capite benissimo che quella è un'area veramente abbandonata ed diventa pure anche difficile dare soluzione immediata al problema, diciamo, della diffusione delle esche. Non solo interventi di bonifica, tra ieri e oggi sono stati soccorsi affidati ad un'associazione. Animalista 10 cani randaggi recuperati in località Muciare. Nel frattempo, l'Ufficio Ecologia del Comune sta effettuando una verifica anche in altri siti dove si segnala la presenza di branchi di cani randaggi al fine di scongiurare il ripetersi di nuovi incresciosi episodi. Già venerdì stesso durante la prima fase di, di, diciamo, di acclappiamento ehm, si sono rinvenuti intanto molte carcasse di animali morti che nella prima fase erano 14, poi il numero complessivo è salito a 25. Eh, fortunatamente siamo riusciti a, a sottrarre alla morte quattro randaggi che sono stati portati al diciamo, servizio veterinario, prestate le cure hanno diciamo, già un ottimo stato di salute, questo è stato importante. Ieri mattina e questa mattina sono stati accalappiati dieci cani, 7 più 3 di oggi, sono stati affidati a una delle associazioni animaliste che ne aveva fatto richiesta, l'associazione Anta. Eh, poi continueranno le fasi di accalappiamento perché stamattina eh, si sono intravisti altri due o tre. Randaggi, forse anche, forse anche di più. E quindi il nostro interesse è quello di monitorare la situazione e continuare ad accalappiare i cani presenti su, sulla zona e nello stesso tempo i nostri uffici si sono attivati a fare una verifica delle altre aree dove diciamo, vi è una, una presenza massiccia di randaggi, quindi dove, dove insistono branchi per scongiurare quello che purtroppo è accaduto in questi giorni.